Cari amici vicini e lontani, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti sul mio nuovissimo canale, I Tarocchi di Perla. Io sono Perla e vi intratterrò per qualche minuto, spero in maniera lieta e serena. Come sapete, questo è un canale di tarocchi interattivi e ogni volta viene fatta alle carte una domanda che riguarda l'amore, il lavoro, di solito la salute. In questo caso il tema è l'amore, che è in assoluto la domanda più gettonata, l'argomento più gettonato. E la domanda di questa volta è appunto se arriverà un nuovo amore, se arriverà un nuovo amore nella vostra vita. Abbiamo due varianti, la rosa rossa e la rosa rosa. Quindi scegliete quella che vi attira di più. Pensate intensamente alla persona, se avete una persona che volete che ritorni nella vostra vita, oppure se volete che ne arrivi una di nuova, pensate insomma quello che volete. E quindi scegliete o la rosa rosa o la rosa rossa. Queste sono le rose del mio giardino che ho appena raccolto. Sono splendide, sembrano vere, cioè sono vere, ma sembrano finte. Volevo dire il contrario, va bene. Allora, la domanda appunto è questa: arriverà un nuovo amore nella mia vita oppure ne tornerà uno vecchio? Insomma, io personalmente penso che è sempre meglio andare verso il nuovo, però non si sa mai. E quindi partiamo con la prima variante, che è la rosa rosa. Quindi mettiamo da parte la rosa rossa. Spero che stiate tutti bene. Spero che questo è un periodo un po' particolare, direi poco allegro, poi insomma dobbiamo cercare in qualche modo di colorarci un po' la vita come possiamo. Allora, abbiamo una carta. Io adoro queste carte, sono le carte degli unicorni. Poi abbiamo queste delle fate, anche queste mi piacciono tanto. Abbiamo anche le carte degli angeli, tarocchi e le sibille. Eccole qua. Allora, qui sicuramente dovete, non è assolutissimamente un nuovo amore qui, cioè nel senso, non è sicuramente, è finita con il vostro vecchio amore, perché qui proprio non ne potete più, volete abbandonare assolutissimamente questo amore, questo vecchio amore che vi siete portati dietro per tanto tempo. Meglio abbandonare, lasciare perdere e ricominciare tutto da capo. E qui abbiamo appunto la luna, quindi state un po' tranquillizzatevi, pensate alle vostre cose per un po'. Riflettete bene, rimanete un po' nascoste e arriverà dopo un periodo diverso, dopo questo periodo un po' di riflessione. Infatti, praticamente ci sarà conoscerete una persona nuova con cui le cose pare che sicuramente andranno meglio, perché vi fidanzerete. Arriverà in maniera un po' improvvisa questo nuovo amore, perché qua parla di una notizia sorprendente, quindi probabilmente in un momento in cui voi magari neanche ci pensate, piomberà nella vostra vita questo nuovo amore. E qui c'è la carta del mago, appunto, che invoglia all'ottimismo, all'entusiasmo, insomma, a intraprendere nuove cose. Quindi sicuramente arriverà un qualcosa sicuramente di nuovo, quindi lasciate assolutamente il vecchio, lasciate perdere tutto il resto e dedicatevi
ha, dopo ovviamente un periodo di riflessione, ha nuove cose, quindi un nuovo amore, nuova vita e nuove notizie, tante, tante cose belle e nuove. Quindi lasciate pure perdere quello che non è andato bene, perché è inutile inseguire i fantasmi delle vecchie storie, anche perché arriverà per voi qualcosa di nuovo e di molto bello. Ok? Quindi ragazze della rosa rosa o ragazzi della rosa rosa, non vi preoccupate, perché arriverà qualcosa di veramente splendido nella vostra vita. Adesso ci dedichiamo, quindi mettiamo via la rosa rosa. Prima di passare alla rosa rossa, volevo un attimo dedicare un secondo a questi numeri che volevo darvi, perché mi occupo anche di numerologia, e volevo appunto consigliarvi questi numeri che ho estratto dalle carte. Questi numeri valgono un mese e potete giocarli, utilizzarli come data per andare fuori la sera, insomma, come volete. Sono dei numeri, tra virgolette, fortunati e che durano un mese da quando vengono estratti. Quindi li estratti oggi, quindi da oggi per un mese. Anche perché, come voi sapete, per quanto riguarda i tarocchi, allora, questi durano un mese, questi numeri che io estrarrò, però ne estrarrò una volta per ogni video, ma i tarocchi voi sapete che in qualunque momento voi aprite il video, quelli, da quel momento il responso delle carte valgono da quel momento, anche se è passato un anno. Mentre i numeri, questi qui, varranno per un mese da quando sono stati estratti. E i numeri sono 1, 17 e 71. Ripeto, 1, 7, 17 e 71. Se non avete fatto tempo a scriverli, mandate indietro il video. Adesso ci dedichiamo alla nostra rosa rossa, eccola qua, bellissima, e vediamo invece come andrà per gli amici della rosa rossa. Allora, vediamo un pochino. Abbiamo ascolto i tuoi sentimenti, il carro, la giustizia, eccessi, la principessa di autunno e amo te stessi per prima. Allora, qui allora sicuramente qui, anche qui, secondo me questa è una storia che è già finita, ma che voi vi trascinate dietro. Meglio che lasciate proprio perdere questa situazione, che secondo me vi ha fatto molto male. Sicuramente c'è qualcosa di molto migliore per voi. Amate voi stessi per prima, quindi voi siete sicuramente più importanti di tutto. Quindi amatevi per primi voi e poi pensate agli altri, anche perché se noi non amiamo noi stessi non possiamo assolutamente occuparci degli altri. I primi siamo sempre noi, anche perché non siamo d'aiuto poi, se non siamo noi i primi a stare bene. Il carro ti dice che sicuramente arriveranno, vi dice che sicuramente arriveranno per voi delle buone novità, quindi ci saranno delle cose buone che sono in arrivo e magari anche delle promozioni per quanto riguarda la carriera, anche dei soldi. E poi la giustizia appunto vi dice che comunque le cose saranno eque, si metteranno a posto. Per cui io credo che sicuramente lasciate stare il vecchio amore. Secondo me arriverà sicuramente qualcosa. Adesso provo a tirare fuori qualche altra carta, perché non dice se arriverà qualcosa di nuovo, ma sì, secondo me sì. Allora sì, ecco, infatti, casa, amore, legame. Ecco, quindi arriverà un nuovo legame,
che sicuramente sarà migliore di quello precedente che avevate comunque già lasciato, perché qui le carte indicano che era una cosa vecchia, e sarà qualcosa che andrà a finire sicuramente bene. Quindi un nuovo amore, un nuovo legame, e anche la casa indica un qualcosa che sarà sicuramente una storia d'amore più tranquilla e migliore di quella che avete abbandonato. Quindi ragazzi e ragazze della Rosa Rossa, anche per voi arriverà qualcosa di molto buono, eh? Andrà bene. Allora, detto questo, io vi saluto con la Rosa Rossa, con il dolce pensiero della stesa. Se vi è piaciuto il video, mettete pure un like. Se volete sapere quando uscirà il prossimo video, iscrivetevi, e adesso vediamo un po' cosa esce fuori. È molto carina questa qui, anche se non riguarda l'amore. I migliori amici non ti lasciano fare cose stupide da solo. Sì, anche nei momenti peggiori gli amici sicuramente sono un grandissimo aiuto. Guai se non ci fossero gli amici. Bene, detto questo, io vi saluto, vi auguro le cose più belle e al prossimo video. Ciao a tutti, mi raccomando, fatemi sapere quale domanda volete per la prossima volta. Io cercherò di accontentarvi in base alle richieste. A presto, ciao, alla prossima.